Ecco la bellissima Shwedagon Pagoda di Yangon. E la pagoda è bellissima, è probabilmente il più grande e il più importante monumento buddista, luogo di culto buddista presente in Myanmar. E la cosa più interessante, al di là di tutto quello che si vede di questa pagoda, è pieno di Buddha, è pieno di Nat, è pieno di figure allegoriche, è come viene vissuta dai birmani. E nella pagoda ci si va, come vedete qua, per dormire, ci si va per, vedete anche qui si vede un monaco che sta dormendo, quindi ci si riposa, si prega, si mangia, si fa un po' di tutto. La gente ci va, un altro monaco che dorme, ci va per sostanzialmente per pregare. E come fa a pregare? Vedete qua, qui lavano, qui stanno lavando, è una statua del Buddha, la lavano tante volte con te, sono gli anni della loro vita più uno. E dove lo vanno a lavare? La vanno a lavare nel lato corrispondente al loro giorno di nascita. Quando vedete qua uno che prega, e così loro passano questa giornata a pregare, la passano in pagoda, cioè ci passano delle ore, 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 e stanno lì verso sera, qui accendono delle luci, e i bambini poi, anche in questo caso, vedete, stanno lavando, stanno facendo di tutto, qui ci sono delle monache che sono lì sedute, che stanno pregando, e ancora Buddha, Buddha, quantità inverosimili di statue di Buddha. Ci sono, come dire, tanti luoghi di culto, non è un unico spazio, ma ci sono tante piccole cappellette, ci sono tanti piccoli luoghi dove appunto ci sono queste statue di Buddha. Questa è una cosa estremamente interessante. Anche qui stanno lavando, come vedete, e così si passa il tempo. Poi naturalmente la parte, eccolo qua, vedete, qui è un gruppo di pellegrini che sono andati in visita, ci sono anche due monaci, qui pregano. Stanno pregando, non si sente l'audio, ma cantano tutti quanti coro. Qui siamo verso sera, e come si vede si cominciano a vedere questi colori bellissimi che si stanno accendendo, e la gente passeggia, chiacchiera, tutti scalzi naturalmente, assolutamente bisogna lasciare scarpe, ma le scarpe non le porta nessuno, le ciabatte, eventualmente le calze bisogna togliersele, e si sta lì, credo so. Eccoci qua, verso sera, vedete, i colori diventano veramente fantastici, la pagoda è illuminata e la gente continua e sta lì, poi torna a casa. Bellissimo, quindi la pagoda si trova in centro a Yangon, è facilmente visitabile e non presenta nessun problema, bisogna naturalmente vestirsi in modo adeguato. Non ci si può andare con pantaloncini corti, eccetera. E poi cosa fanno prima di chiudere la pagoda? La puliscono in questo modo un po' strano. Vedete, c'è una fila di persone, di volontari, dietro in fondo ce n'è un'altra, che la spazzano, buttano via tutta la polvere in tutte le parti, e alla fine la pagoda, nel giro di poco tempo, diventa il pavimento della pagoda diventa pulito, vedete? Migliaia, in fondo vedete, sta per partire la seconda, no, c'è già la seconda, là in fondo c'è la terza, e continua. Credo sia anche una specie di rito, insomma, per le quali donne che stanno pulendo. Quindi bellissima la visita di questa pagoda, e con questa immagine di noi tre, che prima di andarcene salutiamo caldamente.